C'è chi la preferisce liscia e chi rigata, qualcun altro fresca e altri secca. Qualunque sia il formato, la pasta resta la regina della tavola italiana ed è proprio a lei che è dedicato il 25 ottobre, sin dal 1998. La giornata mondiale della pasta è organizzata da Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organization. Versatile, golosa e anche salutare, la pasta rappresenta l'icona dello stivale in tutto il mondo e gode del riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Come riporta l'AGI, l'esportazione della pasta dall'Italia all'estero nel 2022 è aumentata del 33% rispetto all'anno precedente. I dati provenienti dall'Istat e analizzati da Coldiretti mostrano un vero e proprio boom. Tra gli stranieri più golosi, i tedeschi, seguiti dagli americani. Il nostro paese, ovviamente, è quello che consuma di più l'alimento, attestandosi sui 23,5 kg all'anno a persona. Con me sfondate una porta aperta, io la pasta sempre, tutti i giorni, anche un assaggio, se no avrei poi continuamente fame durante la giornata, quindi per me il piatto di pasta è vitale, anche il riso, no, ma è quelle cose alle quali non possiamo rinunciare, quindi assolutamente Qual è il suo formato preferito? no. Spaghetti, pasta lunga, diciamo. Se cominciamo a parlare di storia, potremmo parlare dei massifici di Gragnano, eccetera, eccetera. Quei 100 grammi di pasta a testa, ogni italiano sa benissimo come consumarlo, da dove viene il farinaceo e soprattutto quando si va nei supermercati c'è una vasta scelta. Noi ci auguriamo che tutto il mondo possa gustare almeno un primo piatto. Perché non mettere il piatto a tavola è qualcosa di brutto. Lo mangio tutti i giorni, vari tipi di pasta, non ne posso fare a meno. Qual è il suo piatto preferito? Diciamo anche le pappardelle, gli spaghetti col pomodoro, le pappardelle ai funghi porcini sono buoni di questo tempo, in questo periodo. Stiamo vivendo un periodo non tanto buono perché questo consumo di pasta e altre cose. Lo Stato ci sta mettendo un po' in crisi e questa cosa no, non va bene. I cittadini si lamentano sempre, ma non solo sulla pasta, sulla benzina, su tante cose. E non va bene. Speriamo che si riesca subito a risolvere questo problema il più presto possibile. E niente, e si va avanti normalmente. Il mio consumo di pasta è notevole perché essendo uno sportivo mangio tanta pasta, per lo più spesso sia a pranzo che a cena, quindi è sempre un'occasione c'è sempre un'occasione per mangiare la pasta. Quindi sfatiamo anche un po' il mito di che chi fa sport non deve mangiare pasta perché si ingrassa. Assolutamente, allora è follia, è utopia. La pasta ti dà carboidrati, i carboidrati sono fondamentali, sono la benzina, è come voler far camminare una macchina senza la benzina. Senza carboidrati non si può fare sport, puoi fare poco e niente, quindi assolutamente va consumata la pasta. Il problema non è la pasta, il problema sono i condimenti, il ragù con la cucchiarella che si mantiene in piedi e sta 8 ore sul fuoco, quello è il problema, ma la pasta non fa niente.